Ciao a tutti, sono Lara, la sindaca dei ragazzi e oggi sono qui con alcuni ragazzi del CCR e Sara. Perché hai deciso di intraprendere questo percorso così intenso e pieno di responsabilità? Innanzitutto io non sono di Bagnolo e sono arrivata qui con la mia famiglia solo 4 anni fa e quindi ho cercato un modo per immischiarmi nella società bagnolese e ho iniziato a fare prime conoscenze con i cori della chiesa, poi con alcune attività della biblioteca e poi quando è arrivata questa opportunità del CCR ho voluto coglierla. Benissimo, e quali erano i tuoi obiettivi e quali sono tuttora? Allora, il mio obiettivo principale era quello di far venire più gente a Bagnolo, anche perché il grande gruppo va nel grande centro, non va nel piccolo centro. Ad esempio la festa di St. George, che è poco più su di qua, attira tanta gente ed è molto entusiasmante vedere tutti questi pullman arrivare da Torino solo per una festa, è incredibile. E quindi ho pensato che sarebbe stato carino vedere la stessa cosa anche a Bagnolo, ma a Natale. E quindi ho provato a mettere in atto quest'idea. Cosa hai provato nel periodo della candidatura, quando hai incontrato il sindaco di Bagnolo, quando hai indossato la fascia? Allora, è stato molto, molto entusiasmante e molto coinvolgente. E ovviamente, però, devo ammettere che è anche una grande responsabilità, perché comunque devo dare soddisfazione a coloro che mi hanno votato e rispettare quei voti. Da sindaca portavoce quindi ai ragazzi, come hai vissuto, come vivi questo periodo conseguenza purtroppo del coronavirus? Ma guarda, io sto bene a casa e quindi vivo bene questo periodo, però è anche vero che ci sono molte persone che si lasciano coinvolgere dai sentimenti cattivi e sono a volte anche troppo fanatiche. Quindi secondo me bisogna trovare un equilibrio e stabilire un obiettivo, cioè rispettare le leggi, però allo stesso tempo non essere troppo fanatici. Ad esempio, vado in macchina con mia mamma, non mi metto la mascherina quando un minuto fa ci davamo i bacini. Quindi bisogna trovarsi un obiettivo ed essere equilibrati, anche perché la storia e la scienza ci insegnano che solo chi è più evoluto si adatta e quindi dobbiamo trovarci proprio un obiettivo ed essere equilibrati. Per il prossimo anno, visto il prolungamento della candidatura tua e dei tuoi compagni, quali sono le tue speranze in questo progetto e i tuoi obiettivi? Allora, sicuramente voglio mettere a Bagnolo una casetta di Natale di legno, una playlist di canzoni di Natale, una cassetta per la posta e andrà benissimo. Cosa vorresti consigliare ai tuoi coetanei? Sicuramente vorrei dire a tutti che in questo periodo dobbiamo stare tutti attaccati a questi dispositivi tecnologici per via della scuola o per salutare i parenti. Quindi consiglierei ai ragazzi di fare più attività fisica, anche solo in giardino, oppure provare a fare qualche cosa con la propria fantasia invece che con la fantasia virtuale. Insomma, dare sfogo alla propria mente invece che stare sempre attaccati a dei dispositivi elettronici. Benissimo, grazie. Adesso grazie conosciamo a qualcuno dei tuoi compagni di avventura. Asia, vuoi dirci qualcosa? Sì, ciao, io mi chiamo Asia e sono nel CCR per esporre le mie idee e una di queste che mi sta molto a cuore è lo sport. Grazie. Aurora? Sono candidata per migliorare Bagnolo con le mie idee. Ciao, sono Letizia, sono consigliere. Mi sono candidata perché penso che le ragazze rappresentano il futuro. E perché il Comune rappresenta la prima istituzione statale che conosciamo, è importante farne parte per cercare di costruire un futuro migliore. Ciao, io sono Giulia. Per me è importante essere nel CCR perché in questo modo le mie idee e quelle dei miei compagni verranno ascoltate ed esaudite. Per questo il prossimo anno mi sta molto a cuore che sarò di nuovo in questo grande e magnifico gruppo. Ciao, sono Dennis e sarò quest'anno e il prossimo anno nel CCR perché volevo fare delle nuove attività all'interno di Bagnolo e ripristinare quelle vecchie, ad esempio i borghi. E inoltre fare partecipare sia i compaesani di Bagnolo che le altre persone a questa attività e a questi eventi. Ciao, io mi chiamo Mattia e sono entrata a far parte del CCR per provare a migliorare o cambiare certe
qualità di questo paese, Bagnolo Piemonte. Grazie ragazzi, grazie Lara. Grazie a te. Ciao. Voi ricordatevi di seguire la nostra pagina Facebook del CCR di Bagnolo Piemonte. Mi raccomando, conto su di voi.